Notte di scontri a Napoli, 2 arresti, 6 feriti tra le forze dell'ordine e la Morgese, inaccettabili atti di violenza organizzata. Di Maio a Napoli, guerriglia, inaccettabile, Zingaretti, no a violenza, nemico è il virus, Salvini, i ritardi del governo generano esasperazione. Conte, non abbassare la guardia, settimane complesse, ristoro immediato per settori in difficoltà, vertice a Palazzo Chigi sul prossimo decreto. Mattarella, crisi molto dura, servono politiche condivise contro disuguaglianze, le risorse dell'Unione Europea un'opportunità da cogliere. Da nord a sud le ordinanze restrittive di regioni e comuni, oltre 19.000 contagi, appello degli esperti stare a casa, limitare i contatti. Negli Stati Uniti oltre 85.000 nuovi malati, la Francia supera i 42.000 casi positivi, in Polonia il presidente Duda. Kim Rossi Stewart, protagonista di Cosa sarà, regia di Francesco Bruni, film di chiusura della Festa del Cinema di Roma, in equilibrio tra dramma e leggerezza, una storia di riscatto, sottolinea il valore dei rapporti umani. Buongiorno dal TG1. È stata una lunga notte quella di Napoli, segnata da scontri e tensione. Prima le proteste per il lockdown annunciato dalla regione.